Rumore, inquinamento e soprattutto crepe sui muri di tutta la casa. Il continuo passaggio di autobus, mezzi pesanti e automobili ad alta velocità sta provocando danni alle abitazioni affacciate su strada San Pelaio. I residenti denunciano come la via della prima periferia trevigiana sia diventata una pista automobilistica in cui il limite di velocità di 30 km all'ora viene costantemente e largamente ignorato. Qua vibra tutto, quindi abbiamo un inquinamento atmosferico, acustico, e praticamente abbiamo costantemente un terremoto dove che praticamente comincia a fare le crepe in casa, qua, viene qua in alto che c'è ancora dei crepi, ok? Qua abbiamo praticamente le piastrelle che si spaldano proprio per le vibrazioni che ci sono, ok? Quindi anche il tetto, le tegole. Le tegole scivolano giù perché con le vibrazioni, cioè noi abbiamo un terremoto costante, 24 ore su 24, perché giorno e notte passa traffico, da 35 quintali l'hanno passato a 75, quindi mezzi pesanti, autobus ad alta velocità, abbiamo praticamente corriere che vanno alle scuole, quindi di conseguenza su e giù un andare in vieni, camion pesanti, autoboti, fino a autoboti abbiamo visto passare di qua, quindi cioè è una cosa insostenibile. La situazione, secondo gli abitanti, è peggiorata negli ultimi mesi dopo i recenti lavori di rifacimento delle condotte fognarie. Gli scavi e i successivi rattoppi all'asfalto hanno lasciato il manto stradale dissestato, aumentando le vibrazioni, tanto che piatti e bottiglie sul tavolo tremano al passaggio dei frequenti camion. In passato sono già state effettuate raccolte firme e i residenti si sono rivolti a polizia locale e MOM per chiedere misure per limitare la velocità dei veicoli. Davide Acampora, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, sottolinea come la strada non sia adeguata a sopportare l'attuale mole di traffico e sollecita perciò una soluzione che risolva alla radice il problema. Ed è questo il punto sul quale io già all'assessore mi chiedo. Ho fatto presente, non è possibile che in questa strada passino dei mezzi pesanti di questa entità come adesso, bisogna cercare una soluzione e deviare il traffico pesante, perché proprio a livello diciamo fisico queste case non possono subire l'impatto. Un appello al sindaco Giovanni Manildo e all'assessore ai lavori pubblici Ofelio Michelan, a cui si aggiunge anche il signor Peruzza. La prego, faccia qualcosa per questa strada, perché qua c'è solo, non ci sono solo gli abitanti, ci sono gli studenti, c'è un sacco di gente che passa, e per la sicurezza di tutti quelli che frequentano questa strada, sia gli automobilisti che non, e i residenti, cioè, per favore veda di sistemare questa strada, grazie.